La città di Pescara è pronta ad ospitare eventualmente il concerto di Jovanotti, qualora ci fossero problemi dello svolgimento di questo evento a Vasto. Assessore Cremonese, l'amministrazione comunale vuole ribadire che non volete assolutamente scippare questo evento alla città di Vasto? Assolutamente sì, una piccola precisazione, sia io che Carlo Masci da subito, quando abbiamo detto vediamo se Pescara può ospitare l'evento, abbiamo detto facciamo il tifo per Vasto, speriamo che il concerto si possa fare nella sede originariamente individuata. Pescara ha solo dato una disponibilità ed oggi non possiamo dire che è pronta, ma sta lavorando H24 per fare in modo che l'evento, nel caso in cui non si possa svolgere nella città di Vasto, possa svolgersi qui a Pescara. Lei si è sentito con il manager, telefonicamente con il manager del cantante Jovanotti? Assolutamente sì, ho sentito telefonicamente il manager, diciamo che questo in due giorni abbiamo concentrato il lavoro di mesi, stiamo cercando di bruciare le tappe, però di farlo nel miglior modo possibile. L'area che viene richiesta è un'area di circa 30.000 metri quadrati, però non ci chiedono soltanto un'area importante che ad oggi non abbiamo, ci chiedono anche la massima sicurezza, un piano traffico impeccabile e soprattutto nella zona in cui andremo a fare l'evento, se si farà a Pescara, la massima tutela dell'area protetta che sarà esattamente alle spalle del palco e l'amministrazione ha già provveduto a metterla in massima sicurezza nel caso in cui l'evento si svolga qui nella città di Pescara. Qualora dovesse svolgersi a Pescara, si svolgerebbe qui nella zona della Madonnina? Allora, l'area individuata sì, è la Madonnina, servono 30.000 metri quadrati, come vi renderete conti da soli, questo comporta che nei giorni più importanti, cioè il 15, 16 e 17 agosto, alcuni stabilimenti balneari a confine con l'area indicata dovrebbero prendere e smontare le loro attività, quindi togliere gli ombrelloni. Per quello parliamo di un ombrelloni e palmi, parliamo di un'operazione mastodontica perché in pochissimi giorni noi dobbiamo arrivare ad essere pronti a dire, nel caso in cui la sede non possa essere la città di Vasto, dare la nostra disponibilità